Do il buongiorno a Luigi Sbarra, che è il segretario generale aggiunto della CISL, buongiorno. pronto, quasi battagliero per buongiorno. la giornata eh, di domani in cui tre sindacati insieme, Cigele e Cisel Will, tornano in piazza contro la politica economica di questo governo. Adesso ne parleremo, i temi quali sono. Voi che cosa, così poi sentiremo poi le repliche di Borghi, che cosa contestate? di fatto al governo, no? perché mi pare di capire, voi dite reddito di cittadinanza e quota 100, che sono le misure principali, eh, non risolvono i problemi, chiedete eh, più investimenti eh, e poi ovviamente tutta un'altra serie di cose. Eh, dove sbaglia dal vostro punto di vista il governo? Dove sta sbagliando? Ma noi pensiamo che bisogna necessariamente correggere questa impostazione di politica economica. Eh, la legge di bilancio eh, investe tantissimo per finanziare spesa corrente e misure assistenziali, non vediamo invece affrontare con la dovuta centralità le questioni che riguardano la crescita, lo sviluppo, il lavoro. Mi pare che i dati di queste ultime ore testimoniano una grande preoccupazione di un'Italia che sta paurosamente scivolando verso una nuova eh, azione di recessione anche se sotto il profilo tecnico i dati economici sono in netto peggioramento mm. si riduce la produzione industriale perdiamo pezzi importanti di export cala l'occupazione gli investimenti sono in frenata tutto ciò avrebbe eh, come dire, eh, consigliato di mettere più in evidenza il tema della crescita con una forte operazione, con un grande piano straordinario di rilancio degli investimenti. Senti, degli investimenti, eh, pubblici, degli intanto, investimenti pubblici, Che generano, attraggono e determinano anche una ripartenza Sono degli investimenti un un privati. certo, di quelli privati. Eh, però le voglio chiedere una cosa: no? cioè, una delle ragioni, poi qui abbiamo un esponente importante eh, di governo, ma una delle ragioni che vengono eh, spesso no, sbandierate dalla maggioranza e attenzione le misure più importanti che noi abbiamo previsto non hanno ancora dato gli, i loro effetti cioè sia il reddito di cittadinanza che il quota 100 partono diciamo nella migliore delle ipotesi adesso in primavera quindi dicono bisogna aspettare perché se no stiamo parlando di, eh, ancora di misure che noi non abbiamo ideato e voluto fortemente. Lei come replica a Ma a fermo questa... restando che sulle due misure, reddito di cittadinanza, quota 100, noi abbiamo espresso giudizi articolati. Avremmo sì, preferito sì. che sul decretone si aprisse un confronto. Con le parti sociali segnatamente con il sindacato perché potevamo portare a quei tavoli indicazioni, suggerimenti, proposte per migliorare cioè e rafforzare. Lei. Qui c'è un metodo assolutamente inaccettabile. Si assumono importanti provvedimenti legislativi senza un minimo di confronto, di dialogo, di interlocuzione, di condivisione con le parti sociali e con il sindacato e noi consideriamo questo una deb che andrebbe necessariamente corretta. Detto questo, per noi rimane centrale la visione, la strategia che questo governo dovrebbe darsi per quanto riguarda il rilancio degli investimenti. Nella legge di bilancio eh. non vediamo messo in priorità tutto questo tema del sostegno alle attività produttive. Non vediamo un grande investimento per quanto riguarda la politica industriale, le politiche di coesione per recuperare le distanze e gli svantaggi tra aree geografiche del Paese, come se avessimo un, uh, come dire, un sistema Paese che viaggia con un motore acceso a metà perché il mezzogiorno viene relegato in una condizione di abbandono. Ci sono aspetti che vorremmo discutere e dialogare, pensi al tema delle infrastrutture se si rimettesse in moto una strategia finalizzata a far ripartire gli investimenti nelle grandi opere e nelle medie pensiamo al tema delle strade delle autostrade, dei porti degli Insomma, aeroporti, delle volano. gallerie noi potremmo utilizzare una leva economica importante anche per recuperare migliaia e migliaia di posti di lavoro che abbiamo perso nei sì, dieci sì. anni del, di della crisi nel crisi. settore dell'edilizia e delle costruzioni allora, una battuta ancora da sbarra Così poi Borghi può replicare anche su quello, perché lei, ha i dati sul lavoro che indicava il presidente della commissione bilancio della Camera, diceva però è importante capire qual è la qualità di questi posti di lavoro. Sì, volevo... Però questo si dice sempre, volevo... cioè anche con i precedenti dati. Volevo governi. rassicurare l'onorevole Borghi che non c'è minimamente l'intenzione di demonizzare i dati di recupero occupazionale o di dare scenari apocalittici. Sì. È vero, l'occupazione negli ultimi tre anni ha registrato un netto recupero. Purtuttavia ancora manca 1.300.000 ore lavorate rispetto all'inizio della crisi. Noi soffriamo in questi ultimi mesi, in modo particolare, perdite di pezzi occupazionali con contratti a tempo indeterminato, soffrono i contratti a termine anche per effetto dei contenuti del decreto dignità, sì. stiamo sì. registrando una fase di stagnazione. Tengono un po' alti i numeri la crescita un po' del lavoro cosiddetto indipendente, lavoro a partita, a partita IVA, IVA. A parasubordinati, lavoro autonomo. Ecco perché noi vorremmo che il governo rimettesse il tema del lavoro, la centralità del lavoro, la dignità del lavoro tra le priorità da affrontare e risolvere, perché è vero, c'è stato un recupero un po' quantitativo dell'occupazione, ma soffre la qualità dei rapporti di lavoro. Abbiamo sempre più rapporti di lavoro eh, frammentati, discontinui, atipici, a tempo determinato. Abbiamo una situazione di lavoro debole che sta avvenendo avanti. Pensiamo per esempio ai ragazzi impegnati attraverso le piattaforme digitali. Su questo Tema, non vediamo una Visione, una impostazione che faccia leva su questa necessità di riprendere il lavoro. Anzi, mi pare che questa fase di passaggio dalla vecchia alla nuova economia digitale che avrebbe comportato necessità di investire sulle competenze, sulla formazione, sulla digitalizzazione, sulla crescita delle professionalità non è adeguatamente come dire, valutata al punto che nella legge di bilancio si taglia del 50% il fondo sull'alternanza scuola-lavoro e si riducono le ore. Quindi mi pare che l'investimento principe a favore della scuola, dell'istruzione, della formazione, delle competenze, dell'innovazione soffre perché le risorse vengono allora, destinate allora, per fare altro. È stato chiarissimo, eh, sbarra in tre parole, se dovesse dare tre slogan, qual è la ricetta del sindacato Unito domani in piazza? Quali sono le, le tre cose? Una forte sollecitazione al governo ad aprire un confronto con le parti sociali. Sì. Perché questo paese rimane un paese molto complesso, difficile da governare se non c'è un eh. forte consenso sociale, la i problemi è così. Di Maio, anziché andare a parlare con i gilet gialli, parli con i sindacati in Italia, dice questo. Era lei. la sollecitazione eh. che avevamo avanzato al Presidente sì. del Consiglio il 10 dicembre, mm. ci aveva rassicurato... Alcune delle nostre priorità contenute nella piattaforma unitaria avrebbero trovato sbocco nella sì. approvazione della legge di bilancio, così non è stato. Così come ci aveva detto che partivano subito alcuni tavoli tematici: sì. investimenti, infrastrutture, fisica. Quindi voi questo chiedete, no, noi chiediamo intanto un'apertura del confronto e poi chiediamo tre cose: sì. tre grandi priorità. Tre titoli: mi le, la questione della ripartenza degli investimenti, sì. il tema di un vero patto fiscale che riduca la. Pressione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Sì. Terza questione: il grande tema del mezzogiorno, una grande politica di coesione nazionale. Grazie per la sintesi e la chiarezza. Barra proprio un titolo: a che ora domani è la manifestazione? 9.30, concentramento, e poi si arriva tutti a Piazza San Giovanni, abbiamo. Registrato in queste ore, grande adesione. Sarà una grande giornata di lotte e di mobilitazione. 1300 autobus, 10 treni speciali, due navi, tanti, tanti che arrivano in forma auto-organizzata. Sarà una grande giornata per la democrazia. Diciamo dopo il fine settimana.